Vediamo il prossimo. Attenzione, attenzione. Che c'è sta qui? Boobies everywhere. Oddio. J-pop. C'è Abby? Ciao bellissimi, ma ciao, ma salve, ma salve, ma come la va? Questo è Electric. Oggi non so che cacchio fare. E non sapendo che cacchio fare per il video di oggi, e non avendo voglia di disegnare perché devo disegnare tutto il giorno per lavoro, beh, oggi dedichiamo il nostro tempo a qualcosa di utile per la società, per noi, per alimentare la nostra curiosità e il nostro sapere del mondo nipponico. Quindi anche oggi, pubblicità giapponese. Ho qui un'altra bella raccolta di pubblicità che non vedo l'ora di vedere, per vedere quanto siano folli anche queste. Quindi io direi che possiamo anche iniziare subito. Bando alle ciance. Qui c'è un combattimento. Oh wow, c'era un combattimento in corso, invece si è trasformato in tutt'altro. Gran bei capelli, ragazzo. Magari anch'io potessi averli in quel modo. Wow, un cowboy. Che espressione manga. Che movimento manga e anime. Sì, quanto sei comico. Oh mio Dio, quanta commedia. Non sto ridendo perché la sto trattenendo dentro. Guardate la posa. Ecco un'altra posa, eh. Ah, lo sapevo. Le pose. Pose! Squadra genio! Da notare che Dual So, quindi doppia lama, o doppia sega, che vuol dire, sì. Doppia sega, qui si fa una doppia sega della miseria. Parte questo. Doppia sega, non lo sanno pronunciare bene i giapponesi, perché hanno questo problema basilare con l'inglese, e quindi dicono Dual So. Sentiamolo, perché tanto lo dice. Dual So. Vediamo il prossimo. Attenzione, attenzione, che c'è sta qui? Boobies everywhere. Io pensavo che potessero avere così tante boobies le giapponesi. Quella in mezzo era messa benissimo. Guarda lì, ma fra un po' escono fuori. Ma saranno finte? Ah, vediamole meglio un attimo quando zoom, eh. Fermo così, eh. Guarda, stanno strabordando. Ah, grazie. Grazie. Bene, questo è un ristorante, sembra tutto normale. Oh, Tororoto! Sbaglio o c'è stato uno sputo di arcobaleni, una vomitata di arcobaleni in aria? Vediamo un po'. Eccolo, bleh! Io direi di fermarci un attimo e fare un applauso al montatore del video che sta dall'altra parte del mondo e che a quanto pare è specializzato in After Effects e si diverte a far sputare arcobaleni dalle bocche di giapponesi carine. Io penso che tu abbia raggiunto il tuo sogno nella vita, cioè... Mamma, io da grande voglio diventare così bravo con gli effetti speciali che gli arcobaleni li faccio uscire dappertutto. Hai capito, mamma? E questo immagino che sia la vita di Tsutomu Wu, il montatore, che mi sono inventato il nome, ovviamente. Ah, due carine giapponesi che hanno in giro con un bel gelatino. Oh, quello che diavolo è, queste corrono, wow. Queste taglia i capelli, oh, non so tagliare i capelli. Oh, guarda, oh, un ceffone. Non sto a capire che diavolo è. Di cos'è questa pubblicità? Una palla demolitrice. Calma. Oh, oi, oi. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Shop Japan. Wonder Core 2. Wonder Core 2. Non so se avete capito. Wonder Core 2. Questo? Gli addominali, proprio come se piovessero. Adesso voglio andare a vedere su Amazon se si trova. Wonder Core. Eccolo! Wonder Core Unisex! Wonder Core 124 euro! Ma io guarda, quasi quasi, che la pubblicità me l'ha venduto così bene. Aggiungi al carrello. Sto scherzando, ovviamente. Sì, un supereroe. Potentissimo, con gli occhiali steampunk, braccio di Iron Man, martello che sembra di Thor. Ma che diavolo è questa bestia? Wow, così anime. Questa pubblicità bellissima questa. Aspettate. Kirin Metzcola. Quindi se la pubblicità è corretta, se io bevo Kirin Metzcola, beh, divento una sorta di supereroe. Che mica stavamo a scherzare. Kirin Metzcola. Esce fuori che la Metzcola è la prima cola salutare del mondo. Guarda un po', vedi la curiosità dove mi ha portato a cercare? Sì, canzoni giapponesi fighissime, uè!
Sono stufo di ballare. Quanto dura questa faccenda, oh? Non ho neanche visto niente, ma... Oh, ma questa che sta a fare? Una danza tipo alla Macarena, oh? La Macarena baila tu cuerpo. Allegria Macarena. Yeah. Stiamo a fare delle pose jiu-jitsu kung fu panda in the house. Ah, ma è acqua. Ah, o è un energy drink. Non si sa. Carina lì. Oh, questi shorts non si chiudono. Magra quanto, non si sa. Che c'è lì? Cos'è? Oh mio Dio, che cos'è? Wow. È per l'addominale? Ok. Wow, perché non hanno scritto come si chiama? Così lo cercavo. Oddio. J-pop. C'è Happy? Sì, è il cane parlante, grande. È il nostro amico. Cane parlante number one. Che fa parte della compagnia assicurativa, quella che abbiamo scoperto esistere la volta scorsa. Questa volta c'è un Godzilla che sta arrivando, spacca tutte le case. Lui sta cercando di avvisare lei. Oddio, si spara proprio un raggio dalla bocca. Ma che? Ma che? Aspetta. Apple Pay. Ma che è? Ma io lo conosco. SoftBank deve essere una banca che fa anche assicurazioni. Ok, ci siamo arrivati. Se avete visto l'episodio scorso di pubblicità giapponesi, ora abbiamo qualche informazione in più. E a quanto pare si associa all'Apple per pagare facilmente al telefono. Ma a noi, che ci frega, niente, andiamo avanti. Panda che ballano! Anch'io voglio imparare sto ballo. Sta scritta. Rita! In... Satana, pa, fufuta! Oh yeah, that's what I'm talking about. Giapponese sexy. Ok, basta, tu a destra. Vieni qua e balla, che tu sei la più bella di tutte. Vieni qua. Oh mio Dio, ma sei proprio gnocco. Ah, fammi vedere un balletto, dai. Ma che stai a fa? Dai, faccio vedere. E uno, e due, e un, due, tre, qua. Oh, ti ha rubato il numero. Grande numero uno. Anzi, numero 42. Ci crede, eh? Wow, guarda quei fianchi. Oh yeah, that's what I'm talking about. Questa spacca, ci crede anche un po' troppo. Wow, il verme. Incredibile. Numero 1. 42, scusate. Numero 42. Brava, sei assunta. Paga di 5.000 euro al mese per stare qui a fare la pazza. E la pubblicità di cos'è? Di cos'è perché si è tipo... di un pesce. Cristo, calma. Signori, tenetevi forte. Spero che non ci siate rimasti male. La pubblicità è di un pesce. Che cosa hanno detto in poche parole? Che il pesce gli piace grassoccio e carico. Questo, tra le righe. Ok, un'azienda come un'altra. O una scuola, questi sta a giocare, questi sta a pulire. E la pubblicità di cos'è? Di una scopa. Dai che di una scopa la pubblicità. Stavolta ci ho chiappato, dai. Qui non stanno più usando la scopa. È sulla fiducia. Su cos'è? È sull'amore. È sui preservativi? No, aspetta. È sulle scale. È sui cappelli. È sui vestiti fatti bene. È sulle saponette. È sui calzetti. Su che diavolo è questa pubblicità? Cristo! E perché giocano così tanto a baseball sti giapponesi? Oh, quello ubriaco, eh? È sull'amicizia. Vendiamo l'amicizia. Ehi, Frank, nessuno ci ha mai pensato. Che ne dici se vendiamo l'amicizia? Facciamo un sacco di soldi. Come ha fatto a non pensarci qualcuno prima? Io dico, guarda, vendiamo l'amicizia in pacchetti da 10, in cartoni, poi in scatole da 40 kg d'amicizia. 500 euro su Amazon, spedizione 50 euro. Hai capito, Frank? Qui famo i soldi. Questa pubblicità nel frattempo va avanti. Io sto parlando e non finisce. Quando finisce? Quando si capisce di cos'è? Calorie Mate. Che tra l'altro lui ha pronunciato Calorie Mate. Balanced Food. Cibo per rimanere in forma. Scusate, devo togliere gli occhiali. Oh, attenzione, calma tutti. Ehi, tenetelo dentro le mutande voi, Io già vi ho visto che vi state slacciando, fermi. Ci ha salvato dalla censura. Grazie ragazzo brutto con i denti giganti giapponesi che appari dal nulla vestito di verde. Sei riuscito a farmelo ammosciare in un secondo, meno male. Se no qui diventava troppo bollente la faccenda, oh. Mamma mia! Qui ci sono dei bambini giapponesi, quella c'ha la fascia tipo da Naruto. Sono dei ninja, oh. Questi sono dei ninja veri, mica quelli degli anime. Cioè, li vedi che sono dei ninja veri? Questi mo se menano, se fanno. Qual è il punto? È una pubblicità sui costumi? È una pubblicità sulle conchiglie? È una pubblicità sulle ghiande? È una pubblicità sul solletico? È un'altra pubblicità sull'amicizia? Frank, te l'ho detto, vendiamo l'amicizia. Ma perché non ci è arrivato nessuno? In bottiglie da 2 litri. Amicizia per tutti. 50 euro la
bottiglia. Hai capito, Frank? Famo i soldi! Una pubblicità anime tanto carina. Che cos'è la pubblicità di un'app? Perché stanno tutti col telefono. Bello! Ma che figata fare le pubblicità anime. Wow, guarda come vola via. E guarda che bei colori. Guarda che belle animazioni. Bello! Anch'io voglio fare un'animazione così carina. Però ci vuole un sacco di tempo. Wow, ciao carinissima. Wow, Love Gaming. Ah, gli ha dato un ceffone. Ed è così che l'amore colpisce sempre in Giappone. Con un ceffone e mai con un bacio per bene. Cristo, dai la nas linguazzata. Guarda che lingua che c'hai. Andi alla prossima, dai. Calma, fermi tutti. È un'altra pubblicità delle mie preferite. Oh mio Dio, io questa già la amo. La ricordate quella dell'altra volta? Rivediamola, per carità. Questa è la pubblicità Cup Noodles di Final Fantasy XV. Cristo, questa era famosa, eh? È perché a GLaDOS gli piacevano tanto i Cup Noodles e quindi ci hanno fatto sta cosa col gioco, che guarda che roba. Non ho parole. Per me è stata un po' una delusione, tra l'altro, questo gioco. Cup Noodles. Cup Noodle 15. Aspettate, eh? Io l'ho detto, Frank. L'ho detto, Frank. Famo l'amicizia, vendiamole a scatolette da 30 amicizie. Cioè, famo i soldi. Guarda, è diventato un leone il cane, perché è tuo amico. Possiamo fare i soldi con l'amicizia, Frank. Cazzo, Frank, ascoltami. Oh, sì. Quanto ridi? Che cazzo te ridi? Che te ridi? Basta ridi. Io boh. Io dopo questa, guarda, non c'ho parole. Oddio. Altre pubblicità giapponesi incredibili. Direi di chiudere qui con la migliore. Come al solito. La patata mi piace. Ecco, basta. Basta per oggi. Uff, troppa follia. Allora, dite a Frank che dobbiamo vendere l'amicizia. Passo numero uno. Non mi rubate l'idea, polletti. Che io adesso vado là e registro subito il marchio Amicizia & Company. Faccio subito il brevetto, che l'amicizia qui la posso vendere solo io, avete capito? Beh, se vi è piaciuto questo video, ricordatevi almeno di mostrare un bel po' di amore al pulsante di... Che sto di? Al pulsante a forma di pollice in su. Se volete, io vi do tutta l'amicizia del mondo, basta che... schiacciate quel bel pulsantino, poi ve la mando a pacchi sui pallet, o pellet si chiama, sui bancali ve la mando. E ricordatevi che questo era Electric.